dalla stanza da bagno in cui mi trovo fino alla cucina, la camera da letto, il soggiorno. Pastorelli, azienda del settore ceramico, presente ancora una volta a Cersaie 2012 con una serie di prodotti innovativi pensati appositamente per ogni ambiente di casa. Vedete benissimo, sono sotto una doccia, ci sono dietro di me una bella ragazza e un bel ragazzo, anche perché sotto al bel ragazzo c'è l'amministratore unico di Pastorelli, l'ingegner Enzo Mularoni. Iniziamo con le novità che Pastorelli è riuscita a produrre anche quest'anno. Abbiamo lavorato tanto nella direzione dei rivestimenti che nella direzione dei pavimenti, cercando di dare una risposta alla domanda crescente di prodotto attuale, di prodotto pratico soprattutto, perché non dimentichiamo che il consumatore di questi tempi è alla ricerca di prodotti che riescano, che valgano i denari che spendono. I consumatori stanno spendendo meno, sappiamo tutti, quindi sono alla ricerca di prodotti che valgono il loro denaro, il denaro che hanno faticato a guadagnare. Quindi sul rivestimento ci siamo sbizzarriti col design, come diceva lei prima, e producendo delle tipologie che sono diciamo così fresche, adatte alla giovane famiglia, quindi estremamente piacevoli e che tendono a creare degli ambienti confortevoli per il bagno e anche la cucina. Poi abbiamo lavorato sul pavimento, che è un po' il nostro regno vero e proprio, dove impiegando le tecnologie più avanzate abbiamo fatto grandissimi formati, siamo arrivati fino all'80-80 e abbiamo fatto comunque sempre prodotti realizzati con la miglior tecnica anche di stampa, ossia la stampa digitale, che noi applichiamo da oltre 6 anni. Siamo stati fra i pionieri di questa tecnica e in questo direi che siamo diventati molto esperti e riusciamo a realizzare tipologie molto naturali, con dei colori e con delle nuance e con delle grafiche estremamente coinvolgenti che potrete poi vedere visitando il nostro stand. Perché noi non mancheremo di scoprire tutto quello che avete presentato, avete deciso di presentare a questa edizione. Lei mi ha fatto venire in mente lo studio per produrre una linea che sinceramente io trovo davvero accattivante, entusiasmante, sarà che sono giovane, non lo so, come questa. Da dove nasce un'idea? Perché normalmente noi siamo abituati alla piastrella per la doccia, al rivestimento per il bagno, come qualcosa che insomma in qualche modo sì, è carino ma non dà più di tanto nell'occhio. Invece qui è proprio protagonista. Com'è nata l'idea? Beh, qui un po' anche osservando le tendenze delle arti visive, no? Ci sono artisti, ne cito uno, Mambor, ma ce ne sono anche altri, che si sono esercitati nel rappresentare l'uomo mettendo al centro della loro indagine artistica l'uomo, la figura umana, e quindi abbiamo pensato che sia un filone che possa essere di interesse per le famiglie, in particolare quelle nuove, no? Che sono attenti alle cose che mutano, le novità, le cose fresche e piacevoli. Questa è un po' la storia. Artisti, e io poi sono rimasta molto colpita dal fatto che nel vostro stand ci sono i quadri, ci sono le opere di Dario Ballantini. Dario Ballantini tutti quanti lo conosciamo per essere un formidabile attore, performer, a Striscia la Notizia, un imitatore valentino, ma è anche un grande artista. Com'è nata questa partnership? Ma è nata dopo aver conosciuto Dario, che è una persona estremamente gradevole, è un artista a 360 gradi, quindi è un artista sia quando fa l'attore e ci fa sorridere e quando denuncia, no, le malattie tipiche della nostra classe dirigente politica, e anche quando si dedica alle arti visive, nelle quali è direi promettente, forse meno noto per il momento, però secondo me con un bel avvenire. Parliamo di avvenire, veniamo da un anno difficile, voi siete anche azienda che ha sede Savignano sul Panaro, zona che è stata colpita tra l'altro dall'ultimo sisma dell'Emilia del 20 e del 29 maggio scorsi. Come è andato il 2012? Che attese avete per il 2013? Ma il 2012, anche se il terremoto, grazie al cielo, non ha colpito la nostra azienda, non ha danneggiato la nostra azienda, comunque il terremoto è solo uno dei fattori negativi di questo anno tanto difficile, quindi il 2012 è un anno di difficoltà, dove il mercato italiano ha qualche problema, i mercati esteri per fortuna
meno, e noi siamo dei grandi esportatori in quanto esportiamo circa l'80% del nostro prodotto, e questo è un bene, una fortuna, perché verso soprattutto l'Europa, quindi Francia, Germania, Paesi Bassi, tutta l'Europa dell'Unione, ma anche Russia, ma anche Stati Uniti, ma anche Estremo Oriente, Australia, Medio Oriente, ecco, i nostri prodotti sono ben noti e diffusi, e quindi questa per noi è stata un po' la cosa che ha compensato la debolezza di questo 2012 in Italia. Per il 2013 ci auguriamo numeri ancora in ripresa, numeri che facciano prospettare quello che ha detto anche il presidente di Confindustria: la ripresa inizia con la primavera. Noi ci facciamo affidamento, certo è che però come imprenditore devo dire che più di tutto dico ai miei uomini: dovete fare affidamento sulla vostra capacità di fare meglio, di fare di più, di essere più competitivi, più bravi, più intraprendenti, perché anche se il mercato non crescesse dobbiamo essere capaci di prendere maggiori quote di mercato andandole a prendere dove ci sono.